una giornata di mobilitazione, l'ennesima. Un complimento alle strutture provinciali di CGIL, CISL e UIL di Cosenza per aver messo in piedi questa iniziativa. La sanità in Calabria non va, un diritto costituzionale non viene garantito qui. È necessario voltare pagina. Siamo veramente a dei paradossi. Arrivano vaccini e non sappiamo che via prendono. Personale è allo sbando, siamo con una carenza abissale di personale qualificato nelle strutture ospedaliere, strutture territoriali. È stato finanziato un progetto impegnativo anche economicamente per aumentare l'investimento sul personale nel 2020 di oltre 17 milioni e non vengono utilizzate. Perdiamo sempre nel 2020 11 milioni dell'ordinario. Le persone vanno in pensione e non vengono rimpiazzate. Di che ci si lamenta se i LEA sono scesi ai massimi termini e se non vengono più garantiti i livelli essenziali di assistenza? E allora, ecco, il governo qui deve dare un colpo di remi, se veramente c'è. È necessario, per come abbiamo ribadito nel decreto Calabria, dotare immediatamente la struttura regionale dipartimentale di personale qualificato, autonomo, per mettere mano a questo sistema. Bisogna immediatamente nominare i subcommissari qualificati, perché col cambio del commissario non è cambiato assolutamente nulla. Questo problema non è risolvibile dalla persona sola al comando, cioè non è il solo commissario, è una struttura dipartimentale che deve essere modificata e soprattutto deve essere dotata di organico qualificato per incominciare a mettere mano sugli accreditamenti. Bisogna capire gli accreditamenti in che direzione vanno in questa regione. Bisogna capire perché le strutture pubbliche vengono tenute in uno stato comatoso, sottodimensionato di organico e con strutture, anche con strumentazione ferme che non funziona. C'è un'emigrazione sanitaria che fa paura. La Calabria spende oltre 300 milioni all'anno per cure fuori regione. Prima si emigrava nelle regioni del centro-nord, adesso si emigra nelle regioni limitrofe. E quindi, ecco, questo governo, che ha avvocato a sé queste competenze, questi ruoli con forme commissariale, deve assumersi le sue responsabilità. Chiediamo stamattina con forza, per tramite del prefetto di Cosenza, che vengano immediatamente quindi affrontati questi temi e soprattutto devono essere azzerati i deficit, il debito che la sanità in Calabria ha, perché sono debiti provenienti da sciagurate gestioni commissariali e non possono essere scaricate al cittadino calabrese. Vaccini e sanità, diritto per tutti!